Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Giorno. Lunedì 4 maggio, una data tanto attesa in tutta Italia, segna la fase 2 di questa emergenza coronavirus con le riaperture che sono state stabilite dal governo anche sul territorio, ma a protestare oggi in maniera silenziosa ma molto forte sono quelle categorie che ancora restano chiuse, ovvero il settore del commercio, ed è stato proprio la Confcommercio di Lucca a guidare questa manifestazione, iniziativa che ha visto riaprire alcune vetrine. Tante, a dire il vero, quelle che hanno aderito a Lucca per chiedere certezze, per chiedere risposte al governo per poter riaprire e tornare a lavorare. Partiamo con questo primo servizio da Lucca, vediamo. Chiediamo di essere ascoltati, che tutta la categoria venga tutelata. Abbiamo bisogno di allungare la cassa integrazione e di fondi, di soldi a fondo perduto, perché sicuramente l'unico modo è quello per poter continuare. Sì. O di aiuti o di lavorare. Va bene tutto, ma qualcosa bisogna fare. Avendo fatto incasso zero, diciamo, due mesi anche più che siamo chiusi, diciamo forzatamente chiusi, e se non ci aiuta lo Stato e siamo in ginocchio. Finanziamenti a fondo perduto, azzeramento dei pagamenti posticipati, ma soprattutto una riapertura in tempi brevi e con regole certe. Sono queste le richieste dei commercianti verso il governo, che viene incolpato di essere sordo al grido di allarme lanciato dalla categoria. E proprio per far sentire la voce di chi è costretto a tenere ancora le serrande abbassate, Confcommercio Lucca ha guidato il flash mob che ha visto aderire anche le associazioni delle altre province toscane. Due ore di aperture simboliche per ribadire la necessità di riprendere l'attività dopo quasi due mesi di chiusura forzata. Non ci sta ascoltando nessuno, quindi comunque abbiamo delle difficoltà anche in termini di costi, no? Quindi avremmo bisogno sicuramente di liquidità. La liquidità non può essere solo un valore indebitamento, deve essere anche comunque a fondo perduto, perché comunque il fatturato che abbiamo perso non ce lo ridarà mai nessuno, ecco. Ma un altro grosso problema sollevato, oltre al quando, è il come si consentirà di ripartire con le attività. Per molti commercianti, infatti, le regole stabilite fino ad ora costringeranno molti negozi alla chiusura. Con tutte le limitazioni, se mi possono entrare due o tre clienti al bar per volta, si capisce che non ce li si fa ugualmente andare avanti, quindi si può anche aprire più tardi, ma bisogna che si aperti tutti in condizioni che uno può anche lavorare. Sanificazione dei capi e far entrare una persona alla volta in base alla metratura. Insomma, è vero che prima bisogna pensare alla salute, però se non ci aiutano tanti non riaprono. Numerosi gli esercizi commerciali che hanno aderito alla protesta, alzando le saracinesche o accendendo le luci delle vetrine, anche se anche in questa occasione in centro storico è mancata l'adesione delle grandi catene. E dunque un grido di allarme, un coro che da Lucca si è allargato a tutta la provincia, anche al resto della Toscana, anche a Viareggio e in Versilia è stata portata avanti questa iniziativa da parte di Confcommercio, dalla passeggiata di Viareggio fino ai negozi del centro viareggino. Qua siamo in una delle attività storiche della passeggiata, dove simbolicamente sono stati posizionati manichini vestiti in un bar per segnare il desiderio di tornare a lavorare, di poterlo fare quanto prima. Hanno aderito molte attività del centro, molte meno della passeggiata, dove, come si faceva riferimento anche nel servizio, insistono molte catene e franchising. Qua siamo nel centro di Via Battisti, tante le vetrine rimaste aperte simbolicamente per chiedere appunto certezza, per chiedere la sicurezza di tornare a lavorare con regole chiare. Poi si sono viste anche altre novità, come ad esempio bara, come quello che vedete, che hanno iniziato anche il servizio da sport e hanno reinventato completamente la propria attività. E accanto alla protesta di Confcommercio, a questa iniziativa macchia d'olio sul territorio, anche una categoria in particolare ha scelto di far sentire la sua voce oggi, in questo primo giorno della fase 2, quella dei balneari. Altrettanto nell'incertezza, non c'è ancora una data sicura per poter ripartire, ancora non si sa come saranno le nostre spiagge quest'estate. Hanno aderito praticamente tutti i bagni della Versilia, non soltanto, da Marina di Carrara fino a Marina di Pisa, con ombrelloni posizionati simbolicamente
presidiati da un bagnino o più bagnini. Siamo andati a sentire il presidente dei balneari di Lido di Camaiore, Marco D'Addio. Ascoltiamo. Noi siamo qui per aprire. Il dispiacere è vedere le spiagge come sono in questo stato, in queste condizioni, vedere che nessuno le può frequentare, e soprattutto un problema enorme, che veniamo da 4 giorni di ponte, che per noi sarebbe stato veramente oro che colava. Questa è la situazione attuale. I bagnini e i concessionari si sono messi a disposizione per manifestare a livello territoriale la nostra vezziria su questo tipo di attività e di impegno. Nelle prossime settimane si aspetta un cenno del governo, e con le manutenzioni siete pronti con le strutture? Ma tanti di noi con le manutenzioni sono partite, comunque i bagni di Lido sono bagni già ben strutturati, quindi non è che ci avevamo bisogno di fare grandi manutenzioni. Noi abbiamo bisogno invece di sapere come dobbiamo mettere le persone sul mare, quanti saranno gli ombrelloni che dobbiamo mettere a disposizione dei nostri clienti. Dobbiamo fare un business plan dell'azienda, perché se non siamo in grado di fare quello, voglio capire con questi due mesi e mezzo di stagione che andremo a fare, come potremo pensare di poi arrivare all'inverno. Qualche prova l'avete fatta singolarmente? Ma abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto dei tentativi. Però ecco, diciamo che ci sono già troppi scienziati che stanno facendo prove. Noi abbiamo bisogno del documento regolare, ufficiale dal governo, cioè non ci vogliamo mettere noi a dire questi 4 metri, 5 metri. Noi siamo solamente in grado di dire che le spiagge della Vezia sono talmente grandi che nessuno avrà dei problemi di sicurezza e soprattutto di distanziamento sociale. Anche fra i balneari c'è qualcuno tentato di non aprire? No, io credo, almeno parlo per Lido di Camaiore in questo caso, nella nostra c'è tutta la volontà e fremono per aprire. Noi siamo sempre stati attivi, anche in tempi peggiori di questo. Torniamo a Lucca adesso, perché in questa giornata con tante novità c'è anche il ritorno di spazi che sono di nuovo aperti e fruibili, uno su tutti il simbolo della città di Lucca, le mura. Andiamo a vedere. Poco alla volta e in maniera quasi guardinga, ma i lucchesi hanno iniziato a riappropriarsi del loro monumento simbolo. Già nelle prime ore della mattina si sono viste famiglie in bicicletta, madri con passeggini, i consueti runners e tante persone a passeggio sulle mura. Non un'invasione, ma un lento ritorno alla normalità, specialmente in queste prime giornate di primavera, dopo tanti giorni di chiusura forzata. Quanto vi sono mancate le mura? Tantissimo, tantissimo. Noi ci venivamo tutti i giorni praticamente, quindi tanto. Siamo contenti di poterci tornare. Parecchio, io è qualche anno che vengo la mattina a camminare, mi manca anche qualche amico che da Capannori non è venuto perché dice non si può venire, non so com'è. Tanto, tantissimo, è il primo viaggio che faccio stamattina. Tanto, 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 stamani sono proprio felice, poi con la bimbina poverina che sempre in casa, rinchiusa, almeno un po' d'aria, un po' di sole che le fa bene. Ma le mura tantissimo, stamani me le godo proprio tutte. Tantissimo, tantissimo. Mi sento felice di poter finalmente, proprio l'aria, gli uccelli, il sole, è un'altra cosa, mi sembra di rivivere. Quanto vi sono mancate le mura? Tanto, tantissimo, guarda, ce le stiamo godendo davvero tanto, poi sono belle pulite. Speriamo durino. Infatti, così. Speriamo, perché sono proprio belle. La soddisfazione, dai. Sì. Dopo 2 mesi chiusi... Direi che si possono anche mantenere così, perché sono proprio belle. Le mura saranno costantemente pattugliate anche nei prossimi giorni dalle forze di polizia, impegnate ad evitare assembramenti o a far rispettare le nuove regole di utilizzo del monumento, come ad esempio la possibilità di sedersi sulle panchine solo una persona alla volta. Riparte la filiera dell'auto e riprende l'attività anche dell'Automobile Club di Lucca. Sentiamo quali sono le novità. Con la riapertura della filiera dell'auto, martedì 5 maggio riaprono anche le sedi dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Nella sede centrale di Lucca verranno adottati diversi accorgimenti per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza dei cittadini. La modifica più importante è sicuramente quella dell'ingresso agli uffici. Non si entra più dalla porta anteriore, ma è stato approntato un percorso per garantire l'accesso dal retro in modo da evitare che ingresso e uscita coincidano. Grazie a questo e ad altri accorgimenti potrà riprendere l'attività di tutti gli uffici.
I servizi saranno la maggior parte su appuntamento, rinnovo patenti o comunque pratiche auto, mentre il bollo auto è possibile comunque pagarlo appunto presso i nostri uffici. Cercheremo anche di smaltire un po' le file, perché sarà possibile pagare anche indicando la targa e attraverso le mail, quindi evitiamo gli assembramenti, semplifichiamo le cose, ripeto, però anche con un sorriso, ripeto, abbiamo passato un momento difficile, non è finita, lo sappiamo, ma reagiamo con, come dire, allegria e forza. Gli orari e tutte le informazioni sull'attività degli uffici sono consultabili sul sito internet dell'ACI di Lucca. La cronaca ci porta a Viareggio, dove una ragazza di 30 anni è caduta da un terrazzo con un volo di diversi metri. Siamo in un'abitazione di via Indipendenza all'incrocio con via Virgilio in Darsena. È successo a metà mattinata, la dinamica dei fatti è ancora da chiarire. Da quanto si apprende, si tratta di una volontaria della pubblica assistenza. Al momento della caduta si trovava da sola. La donna residente a Massarosa è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con un trauma facciale e diverse fratture. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e anche i carabinieri, e adesso insieme devono valutare e capire esattamente che cosa sia accaduto. Di nuovo insieme, ben ritrovati, seconda parte del TG Noi Giorno. Per questo lunedì 4 maggio, fase 2, che inizia anche con notizie positive in Toscana. Infatti sono arrivati dei dati diffusi dall'ARS, l'Agenzia Regionale per la Sanità. Li vedete anche pubblicati sul nostro sito noitv.it. Già dal titolo vedete la buona notizia: in un mese in Toscana i nuovi contagi si sono ridotti del 70%, mentre la media italiana è del 50%. Negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati mediamente poco sotto gli 80, con circa 3.500 tamponi analizzati, lo riferisce appunto la Regione Toscana stando ai dati dell'Agenzia regionale. R con zero, il fattore di diffusione del contagio, dal 10 di aprile stabilmente sotto il parametro 1. E poi altri numeri, quello delle persone guarite, che sono fortemente in crescita, sono salite di gran numero, mentre sono calati dal 3 di aprile al 3 di maggio i ricoveri, da 1.427 nei reparti Covid siamo arrivati ieri a 625. Sono più che dimezzate le terapie intensive, numeri confortanti che proiettano la Toscana in una posizione persino migliore della media nazionale. Questi sono numeri naturalmente da analizzare con attenzione, anche per programmare proprio la fase 2, come commenta la stessa Regione Toscana nella nota. Regione che nella giornata di domenica ha chiarito con un'ordinanza regionale specifica cosa si può fare, cosa non si può fare da oggi in poi su tutto il territorio, intervenendo in maniera ancora più dettagliata rispetto al DPCM del governo. Allora facciamo un po' chiarezza e vediamo insieme questo servizio. È stata firmata l'ordinanza regionale numero 50, che disciplina la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Da lunedì 4 maggio, infatti, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio, verranno alleggerite molte delle restrizioni introdotte per arginare il contagio da Covid-19. Alcune delle norme nazionali, però, possono avere restrizioni su indicazione dei presidenti di regione. Ed infatti, all'interno di questa ordinanza, la regione consente l'ingresso e il rientro nel territorio regionale solo a chi ha qua il proprio medico curante. Vietato dunque raggiungere le seconde case da parte di chi abita stabilmente fuori dalla Toscana. Marcia indietro invece per quanto riguarda gli spostamenti per l'attività fisica. Viene infatti consentito di raggiungere il luogo scelto con mezzi propri, con l'obbligo di restare nell'ambito regionale e di rientrare in giornata alla propria abitazione. Consentita anche la ripresa di alcune attività, tra cui, tra le altre, quelle di teolettatura degli animali. In linea generale, le misure che fino ad oggi limitavano gli spostamenti al solo territorio comunale adesso vengono estese agli ambiti provinciali, come la possibilità di recarsi in supermercati fuori dal comune di residenza, e in alcuni casi regionali, come le attività agricole e amatoriali o la manutenzione di beni come case vacanze, roulotto o imbarcazioni, che possono venire effettuate in tutta la Toscana, ma con l'obbligo di rientro al domicilio nell'arco della giornata. E da oggi cambiano anche le regole di accesso e gestione del trasporto pubblico locale. Sentiamo. Distanza di almeno un metro tra i passeggeri, mascherine obbligatorie e raccomandazione di utilizzo di guanti chirurgici.
Saranno queste le procedure da lunedì 4 maggio per poter utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale. È stata infatti diramata l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione per quanto riguarda la regolamentazione degli spostamenti con i mezzi pubblici. Le aziende di trasporto dovranno anche assicurare la pulizia e disinfezione giornaliera del mezzo. Quella del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio turno o dall'azienda o autonomamente dall'autista, al quale verrà fornito un apposito kit oltre alle istruzioni necessarie. È stata inoltre raccomandata l'installazione di dispenser con liquido disinfettante per detergere le mani e la distribuzione di guanti protettivi monouso per i passeggeri. L'osservanza delle regole di distanziamento e di contenimento del contagio, sia a bordo dei bus che presso le fermate, sarà controllata da personale delle aziende di trasporto o da personale esterno con specifiche mansioni. Il loro compito sarà anche quello di segnalare alle forze dell'ordine eventuali inosservanze alle norme, chiedendone l'intervento qualora si rendesse necessario. Cambiamo argomento adesso e vi portiamo a Massarosa per mostrarvi un rifugio per animali maltrattati, decisamente sfortunati. Sentiamo Massimo Mazzolini. Amare gli animali è facile, viverci e lavorarci sta diventando sempre più comune. C'è chi dedica impegno al loro benessere perché permette di interagire con un genere che manifesta un affetto fuori dalla norma. Sia che si tratti di cani o gatti, sia che si tratti di bestie da cortile o da stalla. Amarli è facile, purtroppo però c'è chi non la pensa così e sfoga le proprie frustrazioni contro di loro, maltrattandoli o abbandonandoli. Lungo la via Ghivizzani, a Piano di Mommio nel comune di Massarosa, in un campo di vaste dimensioni, recintato, opera il rifugio Alma Libre, un luogo dove quotidianamente vengono accuditi dai volontari animali salvati e liberati dallo sfruttamento e morte certa. Lì convivono pacificamente all'aria aperta buoi, maiali, capre, caprette, pecore, galline e conigli e nessuno di loro viene sfruttato o abusato. Anzi, centinaia di persone si fermano per osservare da vicino quei meravigliosi esseri viventi che senza paura si avvicinano ai bambini e a chi vuole fargli una carezza. Chi vive e ha trovato riparo qua da noi, scrivono i volontari di Alma Libre nei cartelli affissi alla rete di recinzione, è salvo per sempre dall'uccisione, non gli verrà mai sottratto un cucciolo per poi rubargli il latte, non verranno sottratte le uova, nessuno verrà mai cavalcato e così via. Siamo un rifugio, sottolineano quelli di Alma Libre, si prega di rispettare questo luogo e i suoi abitanti. Si prega di non dare cibo, poiché alcuni di questi animali hanno patologie per cui anche un piccolo pezzo di pane potrebbe essere dannoso. Loro non hanno colpe e sono di certo sempre molto più affidabili di coloro nelle cui mani di aguzzini erano riposti. Facciamo una pausa, ci fermiamo pochi istanti, di nuovo insieme tra pochissimo.